Bene ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Vi voglio augurare un buon 2013 e basta. E cominciamo ora con un gameplay. Voglio oggi fare il gameplay di Call of Duty. Ecco Call of Duty, ok. Ma ora, proviamo, cominciamo subito col gameplay di Call of Duty. Allora, vediamo l'interfaccia grafica, come si presenta. Guardiamo il video introduttivo, no? Ma sì, dai, guardiamolo tanto. Sono riuscito a farmi il permesso di poter mettere video più lunghi di 15 minuti. Ci godiamo anche il video introduttivo, vai. Correte, schiavi. Ma è bello perché quando corrono le persone in Call of Duty, sembra che stanno facendo il balletto, no? Dopo vedrete. Come che fanno il balletto quando vanno, no? A livello grafico ovviamente non c'entra niente con gli ultimi Call of Duty ovviamente. Call of Duty. Ma no. Ok, cominciamo subito con una mitragliatrice Thompson e un coltello che ci guardano ansiosi dicendo: usatemi nel migliore dei modi. Con riprendi partita nuova, carica, multigiocatore che è anche online. Opzioni, riconoscimenti, esci. Prendi tutto e guardiamo i riconoscimenti. No, sto scherzando. Andiamo nelle opzioni. Vediamo. Guarda su, guarda giù, normalissimi, senza vita mouse, vabbè, torniamo adesso, ne vedete. Facciamo il riprendi in partita. Io l'ho appena cominciato, diciamo. Più o meno l'ho appena cominciato, ho fatto due missioni, una roba così, tanto per provare, per dirvi com'era. Più che questo non sarà tanto una video recensione quanto un gameplay. Aspettiamo il caricamento. I comandi sono quelli tipici WASD e il mouse. Quasi carico 3, 2, 1. Molto bene. Dai, muoviti. Se io sono abituato a giocare con la Play, è stranissimo usare Call of Duty per il computer. Vedete che non è comunque niente male. Oh. Comunque non è scattoso e niente, proprio zero. C'è dinamicità con le texture, cioè se io sparo contro il muro adesso non va. Però di solito fa il buco nel muro. Vedete? Fa i buchi nel muro. Non so se riuscite a vedere perché. Ho scelto la missione di notte, no? Per fare il gameplay. Che non si vede. Si vede uno zero, proprio assoluto zero, eh. Ovviamente ci sarà la possibilità di lanciare granate e tutto. Ammazziamo questo uomo coraggioso. Con spazio ci si alza e andiamo. Io volevo dirvi che lo sto giocando con un mouse, con la rotellina, che secondo me sono i migliori perché sì, quelli con la rotellina sono il top. Mentre non scambiamo le nostre armi perché ce le abbiamo già belle. Proviamo, devo capire che strada fare. Che cazzo, che strada farò qua? No, non sono il CEO di torre. Ah, di là, ok, forse. Eccoli. Ma il cagà. Becchi. Baccaleggia. Ah, bisogna fare il giro, ok. Potevi dirmelo prima, no? Cazzo. E dai! Aiuto! Di qua no perché ci sono le fiamme. Andiamo di qua. Vai. Ce la faremo? Sì.
Sì, perché ci sono tanti nostri. Tra cui McDonald's. C'è McDonald's, il tarocco. Tarocco cinese, che sei un cinese del. Black Panther da eliminare, gli piazziamo gli esplosivi. Aiuto! Ora torniamo indietro. È il momento dell'explosion! Explosive text nature, vai! Ok, ora andiamo. Te l'adunle, vecchi. Porca. Ti lancio una granata. Te massi. Poi prendiamo la carabina, va un pochettino più precisa, credo, dalla distanza. Vediamo dove sono i malcala. Decom! Vai, voglio fare un headshot. Dai, vai. Che ladule. Pam! Headshot, baby. Pam! No, ho sbagliato. Che crediata. Ho fatto una crediata. Oh! Muori! Ho detto di morire, adesso muori. Mamma mia, quanti problemi che ti fai, eh. Vai. Oh, per essere giocato su un HP Pavilion DV 4000, che è un portatile, si muove benissimo, per essere un Gigahertz C3. Mi serve un kit medico, cazzo. Ai, non so come si usa. Però se non mi insegnate nell'addestramento come si usa, magari. Ok, ce l'abbiamo fatta. Com'è che faccio a usare il kit medico? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, no, 2, no, F1, F2, no, non vorrei schiacciare tutte le cose che non va più. Vedete che fa il buco nel muro. Adesso non so la strada. Non so la strada da fare. E non ho più di vita. Quindi andiamo all'avventura. Ah, forse c'è da mettere un esplosivo anche su questo carro armato. Devi dirmelo prima, no? No, non c'è da mettere un esplosivo. Ah, sì, qua. Mettiamole, scappiamo. Forza, ragazzi. Via. Vediamo l'esplosione. Là. Degna di Battlefield 3. Guardate, avete visto come corre? Corre tipo che fa il balletto. Beh, non l'avete visto. Dove sei? Malcagato, chi? Baccaleggia. Dai. Grande. No, chi è che sta sparando? Niente, se vieni qua, vieni, vai, baby. Headshot, no, sto scherzando. Muori, ma vai, kit medico preso. Fortuna che ci sono i kit medici. Muori, baby. Oh, amico, c'è il mio amico, ah no. Ma mi sa che sono qua da solo, ho lasciato tutti i miei compagni. Via, torniamo da loro. Dobbiamo salvare Johnny, Jimmy e Joe. Vai! Bello che qua i tuoi compagni sono infiniti, cioè non muoiono mai. Muoiono, ma poi ne rinascono sempre praticamente. Cioè io li ho visti morire ma non sono mai finiti. Io ovviamente ho scelto modalità facile perché non sapendo usare il computer, cioè giocare col computer. Via. Pam. Oh, cazzo. McDonald's, dai, metticela tutta. Cosa devo fare? Posatevi, ma ascoltate. Dobbiamo reggere fino all'arrivo dei rinforzi. Ma
questo è solo un piccolo villaggio in guerra fatta, per cui il lavoro è appena iniziato. Quelli che sono alla loro prima azione benvenuti nel mondo reale. Quelli che già ci sono stati, vedete, non avete ancora visto. Monteremo quelle mitragliatrici tedesche per creare un perimetro difensivo. Tenete alta la guardia e proteggete i vostri comuni. Andiamo. Ok, interessante. Livello successivo, abbiamo superato un livello, ragazzi. Viva! A quest'ora i ragazzi dovrebbero essere sbarcati sulle coste. Sono lontani solo poche miglia, ma in questo momento sembrano un milione. Non abbiamo una radio, quindi siamo completamente tagliati fuori. Click start per la missione di Cloli. Oh, si vede! Finalmente si vede, ragazzi, si vede. Si riesce a vedere. Vai, vai. Sì, sì. Cosa devo fare? Devo seguire Joshua. Joshua, aspettami, Joshua. Joshua! Dov'è Joshua? No, questo è Foley. Dov'è Joshua? Voglio Joshua. Ah, no, non c'è Joshua. Chi è che ha detto che c'era Joshua? Baby. In effetti devo dire che con gli FPS è più comodo usare il mouse che l'analogico, Devo ammetterlo. Neger di merda, vecchi! È molto più comodo usare il mouse. Poi si mira meglio. Non pensavo così tanta differenza nell'usarlo. No, non posso, non voglio il Panzerfaust. Non mi interessa niente del bazooka di Niko Bellic. E dai. Non è che sono tutti... Ah, ok. Quindi facciamo il giro in modo che non ci vedono. Oh, quello è caduto dal nulla. Sono caduti dal nulla, ragazzi. Cioè, ma l'avete visto? Non so se l'avete visto. Sono volati giù dal nulla. 30 colpi e 60 ricariche. Dai, io ce la possiamo ancora fare. Dov'è che sono? Vecchi. Dai. Oh, medikit. Vai, baby. Ce ne sono altri? Dai, 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 dai. Li voglio tutti. Vai. Ma dov'è che sono tutti? Io mi sa che... Ah, ma non ho guardato il mio obiettivo. Il mio obiettivo è da tutt'altra parte. Allora... Sono stato proprio sciocco. Sono stato uno sciocchino. Cribio sciocchino. Allora l'entrata è di qua, credo. No. Oh 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 oh. Si prova Foley finché stai lì. Non so da che parte bisogna entrare. Giù. Piano. Ragazzi, ce la possiamo ancora fare. Ah, ma là c'è il Panzerchauf. Serve il Panzerfaust. Ma là c'è un carro armato. Facciamoci una corsetta. Vai. Ce la possiamo fare. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare, Dai, 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 dai. No, qua non è l'entrata, qua. Bella entrata. Meglio prendere il Panzerfaust, allora. Ah, è proprio il mio obiettivo il Panzerfaust. E dai. Giù, vai. No, 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 mi serve ancora questo qua. E dai, controller.
Oddio, vai, muori! Ah, vai, usiamo A. Usiamo la nostra pistola, mitica pistola. Grandissimo, baby. Vai, adesso andiamo giù di Panzerfaust. Vai, non me ne frega niente. Cicabumbo. No, andiamo che era l'unico colpo. Come faccio? Ho sprecato il colpo del Panzerfaust. Oh, sono passati 9 minuti e non sono ancora riuscito a uccidere, a distruggere il Panzerfaust. Il carro armato sì, col Panzerfaust però. Capito? Ci vuole ingegno per fare questo. Troppo ingegno, io non ce l'ho. Vai giù di carabina! A caso, dai dai dai, pam 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 pam, baby. Senti, io adesso sono qua, se non riesco a usare il Panzerfaustwehr. Pam, to, impari, coglione. Andiamo da questa parte. Ovviamente sembra che sta andando su un carrello, non si muove, beh, dal 2003 sto gioco. No. Dei giochi di adesso si ritorna. Mi ricordo quando avevo 4 anni che giocavo a questo gioco. Forse è meglio usare questa mitragla. Questa mitraglatrice. Com'è che si usa? Forse premendo F. Ok, ce l'ho. Muori. Non c'è uno. Vai. Devo dire che anche i movimenti della fisica degli uomini morti sono davvero belli, eh. Si muove benissimo, eh. No, sono morto. Beh, ragazzi, questo era Call of Duty 1-1, Call of Duty 1. Allora, non sono mai stato un sostenitore della guerra, se no come mezzo per ottenere la pace. Se lo dici tu. Comunque, questo era Call of Duty. Se vi è piaciuto, compratelo, perché è una figata, davvero bello. Si trova nuovo nei negozi a 69,99€. Perché è davvero bello, devo dire. Uscito nel 2003. Pubblicato, vabbè, da Activision, si sa. Poi vediamo cosa posso dire. È stato molto più bello di quello di adesso. A me non mi piace di più di quello di adesso. E basta. Ci vediamo a un prossimo gameplay di un altro gioco. Spero di installarne altri vecchi. Però non vi giuro niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. E basta. Ciao.